Mi chiamo Pompermaier Maria, sono nata a Besenello, noi andavamo a scuola e avevamo tutti la nostra divisa, dovevamo mettere il grembiulino nero col collettino bianco, perché erano tutte uguali, no? E anche i bambini che avevano la casacca loro, no? Bel perché credo di imparare tante cose a scuola, ecco, insomma. Non mi pareva di essere proprio così tutta per aria, no? Perché era piuttosto timida, no? C'ho anche dei bei voti, insomma, così. E dirò che la scuola incominciava alle 8 la mattina, dovevamo andare a messa sempre. Uscivamo alle 11:30 e se ritornava a scuola all'1:30. Mio papà, il geva della campagna, a 4 km qua distante, a Sceis. Mia mamma la ne prepareva il pranzo, doveva andare a portargli il pranzo a piedi. E dopo tornavamo a casa e l'aveva, per modo di dire, e tornavamo a scuola. Quando si finiva la scuola verso primavera, questa che era ancora abbastanza il tempo, le giornate erano lunghe. Mio papà taglieva le viti, doveva andare a raccogliere salmente, Salmente. diceva, eccoci, si faceva le fascine di legna e sì, per Il fuoco. stare il fuoco. Avevamo la mucca che faceva, dopo te lo dico, faceva il vitellino una volta l'anno. Era una mucca cattiva perché a noi bambini ci incornava proprio, ma era fortissima. E la mia mamma, quando arrivava a casa mio papà col carro, anche noi, perché c'era anche una salita che dovevamo spingere anche per andare a casa, allora scendeva giù e dava un pugno di sale, la sale rossa per le bestie, e dopo boh, la spiteva proprio sta mucca. E un giorno gli venne la fontanella, gli venne il cortile. E sta dammola da fuori a bere, perché 2 volte al giorno doveva uscire a bere dalla stalla. E cosa ha fatto? È scappata la mucca, è andata su per le scale, una scala ripida, così è arrivata sul poggiolo al primo piano, perché noi eravamo mia mamma che chiedeva il sale. E noi dicevamo, come fanno? E sta chiamando i pompieri, che era loro, i games hanno messo delle assi e le sta da tirare da so, perché proprio non era buona di Deve mezzo per venire le su, ah, scale. per Sì, forza, sì. povera mucca. Ecco, dimmi. A scuola avevi maestri gentili o tanto severi? Una roba giusta, penso, no? Bravi, perché per me, non posso lamentarmi, no? Perché proprio li ho sempre trovati gentili con me, così. Perché penso che se un bambino fa i compiti e si comporta bene, non ha modo di essere rabbioso il maestro, no? I vostri maestri hanno mai usato la bacchetta? Con me no, dico la verità, proprio, e invece la mia figlia aveva il maestro Comperrino, tutte le mattine dovevano mettere le mani sul banco per vedere se avevano le unghie pulite, tagliate, e le orecchie. Chi aveva le orecchie sporche Le o le dita. mani aveva una specie di bacchetta che vedeva sulle mani e doveva andare a lavarsi o tagliare le unghie. Maestro Rino era L'era. famoso. E comunque dirò bravissimo. Io ho fatto il primo anno di scuola, sono andata 2 o 3 settimane perché c'era la guerra. Allora sono arrivata fino alla settima post elementare. Allora no. La quinta, la sesta, la settima. Settima, sì. E l'ottava anche, ma si Sì, vede ma che mi no, quell'anno lì perché ho no. perso Perché il primo l'anno. anno, infatti, si è scritto Sì, ripetente. Perché il perché primo anno c'è stata infatti la guerra. 2 settimane e Endina sta alla Masera. Ah. Gli aveva fatto uscire le bestie, ci avevano messo delle panche, sta Egle Refatti che era da nomi, no? Beh, sta maestra, e dopo proprio le era un pericolo perché se stai tutti a casa. Mi ricordo quando Pensate un po'. veniva a bombardare gli Infatti i suoi. aeroplani. Mio papà, come ripeto, il Ghana campagna a 4 km da qua. Gli aveva somena patate, grano, orzo, perché se viveva con la campagna, c'era il detto che chi in casa aveva una mucca, aveva una piccola bottega, perché la mucca faceva il latte, dopo c'era il formaggio, il burro e così. E se ne aveva in campagna, e il suo amico di mio papà, Gadino, ti consiglio di Narvar, che sta bombardando Trento. Ha detto, beh, sono un po' distante. Beh, boh, siamo andati. Come se mi arrivai in campagna, che era ste formazione che veniva degli aerei, e vedevano le bombe che ne vazò sopra Trento. Grazie.
mamma che pianti, papà andiamo a casa, andiamo a casa. E difatti dopo se ne tornai a casa, ho proprio visto a bombardare, dopo ho visto le bombe che venivano su Vescagliano che volevano bombardare la ferrovia. La notte che era il Pippo che diceva che veniva con gli aerei, perché voleva disfare la ferrovia. Alla scuola di Besenello c'erano i tedeschi che gli si faceva da mangiare tutto quanto la scuola, proprio chi elementare. Probabilmente che era qualche luce accesa, perché non si poteva che era il coprifuoco, e pensava che fosse Cagliano e gli ha bombardato. Insomma, il Pippo era anche abbastanza alto, si vede. E la sganciate una bomba o due, non so come, e le narrano del campo di mio papà. La fate di una buca che era il gelso che si adopereva perché c'era il bacco da seta. Allora a casa mia no, lo aveva mia nonna il bacco da seta, che era bello, se che toleva zo, se che porteva le foglie dopo. Bom. E sto gelso che era enorme, e l'aveva trasportato quasi 2 chilometri, le navia dopo gli anzelini. Beh, è un disastro l'ha fatta questa bomba. E, insomma, la doveste rifare, rimettere le viti e così. E quella notte lì, no, mia era una bambina, cognato, e dormiva i Battisti lì, i piedi li aveva verso la finestra, no? E col spostamento d'aria si è spaccato i vetri e tagliato i vetri. Quanti anni avevi quando c'era la guerra? 6-7 anni, 8. Tu? Ma qualche tuo parente nella guerra è morto? No, il mio papà è stato in guerra, dopo il mio papà è andato in guerra, quella lì del 44. E aveva 3 figli, la mia mamma era incinta, che dopo è nata mia sorella, e le sta in Albania, e sì, e le sta via 4-5 mesi, dopo le rientra proprio per il quarto figlio, maledetto, da piangere, così. Gli feva andare non so su che monte, che non mi ricordo che gli diceva, non gli diceva neanche le munizioni, no? Le pistole senza munizioni, di rem, che tireva in sassi. E mi conteva un fatto che era delle tartarughe enormi, e questo ne fece sempre contare, che diceva se le si metteva sulla ferrovia, si vede che erano capori i treni, era capace di fermare il treno da tanto grande. In Albania? Sì, in Albania. Nicolò. Ma voi siete... sei sempre abitata qua? Io sì, nel 68 sono venuta qua fuori a abitare, in la casa tutta economia, ragazzi. Non era soldi, no? Veniva por la sera, che era notte, e mi fioi, veniva mia sorella, che la che faceva compagnia, col picco e il bail, caro, e il cemento, l'ho fatta tutta. La mia casa qua, forse era la terza o quarta casa che era qua, proprio niente, dopo sai voluta, ma che bisognava. Una vita tranquilla, dirò che se qualcuno se maleva o che gheva la campagna, mi ricordo sempre anche a mio papà, perché allora per andare a erorare le viti andavano a mano, in neva che era qualche duni malai, e in neva in 4-5 e che sguazzeva e che arriva la campagna, ma senza essere pagai, e si aiuteva, che adesso non fa più niente nessuno se non gli è pagai, perché è la verità, è questa. Quando avevi, non so, 10 anni, il paesaggio qua c'era, gli alberi erano molto folti, cioè... Non era tanto, no? Perché il parco tipo non era, perché era campagna, e ha messo le piante dopo. Addirittura, dirò la strada, era i cespugli, e dirò, è un disastro, perché la gente li butteva, li veniva per sulle immondizie, era di tu, dirò la strada, li butteva. Ecco, che conteva la Emily che le prime banane che arrivava a Besenello, perché non era neanche tante, le banane e il prosciutto che lavorava la cooperativa, tutto sciolto, veniva con 10 lire di conserva, vendevamo il petrolio, la crusca, il baccalà, metteva moglie il baccalà, che era amico era del baccalà, beh, la verdura, tu, la farina, la pasta, senza frigo che non era il frigo, un negozio ancora la cooperativa. Quando era un po' di tempo, gli va dentro i brigoli. Ma quando iniziava a fare il bilancio, che aveva una volta là, perché vendeva maghi da cucire, corda, bottoni, iniziava a contare anche gli aghi, i bottoni, misurare corda, stoffa, tutto.
Coraggio. Che adesso hai il computer, io tutto. Cos'è che mangiavate di più di tutti? I crauti, pulente crauti. Ecco, e ne piaceva tantissimo, che gliel'ho fatta un par di volte a Meffioi, la mosa, si dice, lei la polenta mola, no? Con latte, ecco, gliel'ho fatta un po' di volte. E dopo con le patate che vengono la beccano del forno, che è il mio potere di dire.